Allora, raga, scusa che non si vede niente, scusa, oggi parleremo del 5G. Sia che un operatore va bene, sia che un operatore va male, parleremo in negativo del 5G. Allora, ora vi spiego come funziona il 5G, 2G, allora come funziona il 2G, 3G, 4G e 5G. Anche per far funzionare meglio la rotella, anche per spiegarvi perché il 4G e 4G Plus sono peggiorati al ritiro del 3G che è stato spento e sta solo 2G, 3G, sta solo 2G, 4G a TIM e 5G. E vi spiegherò man mano tutto perché è peggiorato, cosa è meglio, cosa no e cosa bisognerebbe fare. Allora, numero 1. La rete che prende di più di tutti, questa vi sorprenderà. Per le chiamate e ricezione. Qual è? Il 2G. La rete migliore di tutte è il 2G. Non di certo per navigare è abbastanza penoso, con 0,3, 0,2 sono 200, 300 kb, paragonati alla velocità ridotta di alcuni che sono 128, 64 kb, è molto più veloce e già questo fa anche sghignazzare. Dici, cavolo, si va più veloce con il 2G che con la velocità ridotta. Beh sì. Tranne il fatto di Vodafone che rallenta 600 kb, che poi ho parlato, che se li superi giga, magari ti rallentano a 600, magari un po' di meno, un po' di più, oppure ti disattivano tutto, come lo sto parlando, di questo ho già parlato. La rete 3G invece è un po' più lunga, è un po' meno lunga e un po' più larga, nel senso che è un po' più potente del 2G in velocità internet, in velocità internet. Io sto parlando della velocità internet, però è un po' più corta, significa che prende meno ricezione. Allora, la 3G è già stato sbagliato taglierla, perché a chi apprende che non prende il 4G, 4G Plus, a meno con il 3G va a una velocità di scritta di 3-4 mega, persino 1 mega o 0,80, non voglio esagerare, 0,60, 0,70 è una velocità più che decente. Uno direbbe, ma che stai a dire? Scusa, ma tu preferisci navigare a 200 kb oppure 800 kb? Poco più di 1 mega, oppure magari 5 mega se ti va bene. Cos'è meglio? La velocità del 2G o 3G? Chiaramente quella del 3G. Poi aggiungo anche questo. Il 4G c'è una ricezione un po' più larga, però un po' più corta. Più si allarga, più diventa meno segnale in distanza, più ti allontani dalla BTS e più prendi di meno. Quella che prendi di più in distanza è il 2G, ma l'ho spiegato adesso. Praticamente il 4G è un po' più larga del 3G, però è anche più corta di ricezione. Però ti offre una velocità decente oltre massimi complessivi 450 mega. Alcuni sono arrivati anche a quasi 500, pensate un po' all'evoluzione. E ti puoi allontanare, con il 3G ti puoi allontanare all'incirca quei 5,5 km e mezzo. Con il 4G Plus ti puoi allontanare dall'antenna o ripetitore o BTS, insomma l'apparecchio, l'antenna che dà il segnale a tutte le schede telefoniche. Se più ti allontani meglio, meno c'è segnale, ma lo sanno tutti. Quelle si chiamano BTS. Allora, quei 4G che succede? Che succede? Ti può allontanare tranquillamente oltre 4 km, tranquillamente, ci sono casi pure di 8, però quelli di 8 km, attenzione, non deve stare una casa, non deve stare nulla. Invece il 2G, pure che ti allontani di 4-5 km, puoi stare anche in paese, ti prenderà comunque sempre, con velocità minore. Dove voglio arrivare? Hanno disattivato questo, e qua entra in gioco il fattore. Quello che vi spiego, perché il 4G fa schifo adesso a TIM o altri operatori come Vodafone, che hanno, insomma, gli operatori in generale che hanno tolto il 3G, perché adesso il 4G va più lento? Perché il 4G usa qualche banda che usava anche il 3G. Praticamente loro vi hanno tolto qualche banda, magari qualche banda anche importante dalla BTS o dal telefono che avete in mano in questo momento che state vedendo questo video, oppure importante anche nella zona, insomma, per sfruttare bene la rete. E praticamente la rete 4G a me pure Vodafone arrivava quando stava ancora il 3G, mi arrivava tranquillamente 280-250 mega, però insomma, da quando hanno tolto il 3G, la rete 4G non mi superava più i 60 e gli 80. Non cosa vergognosa. Adesso sto vedendo molti youtuber e io ho detto nei commenti, io ve l'avevo detto, vi avevo avvisati, già l'avevo anticipato perché il 5G ci fa schifo veramente, l'eccezione, e già l'avevo detto.
Praticamente chi si allontana più di 300 metri, a quanto pare il segnale se ne va. Roba penosa! Penosa! Se tu non stai sotto proprio sotto la BTS, a una distanza di 3 volte una cosa dal semaforo o di un incrocio o quello che cavolo vi pare, voi non avete più linea 5G. Ci sono persone che pagano l'abbonamento 5G, ci sono persone che pagano. Ma che cosa? Deve andare sotto la BTS. Cioè, ragazzi, è veramente scandalo. Comunque, c'è. Perché? Perché la rete 5G è molto molto larga, ma è molto molto corta. Che significa? È concentrato il segnale tutto dentro in un unico punto per farti sfruttare anche più bande possibili in 5G. Che in realtà il 5G, vogliamo chiamarlo 5G? Allora, se dicono tutti, ed è così infatti sicuramente, se il 5G usa qualche banda anche del 4, esatto, avendo spento il 3G viene diminuito il segnale del 5G di poco, perché già fa schifo, ma drasticamente elevato velocità non solo al 4G, ma anche al 5G. Non vorrei sbagliarmi, in teoria è così. Guarda, è uno schifo. È uno schifo. Poi Iliad sta avendo problemi dappertutto, il 5G. Ma l'ho sempre detto, è un operatore giovane. È un operatore giovane uscito da poco. Ma poi, Iliad, ma ti sembra commerciabile 120 giga, 9,99 euro? Prima te ne esci con 30 giga, eh? Non erano decenti, erano la bomba, era una tariffa del top. Top proprio, una tariffa top rispetto ai 20 giga che pagavi 20 euro al mese o i 15 che li pagavi 15 o i 10 che li pagavi addirittura 10 euro. Tu sei uscita una tariffa 5,90 euro, 6,90 euro, 7,90 euro, non mi ricordo quanto costavi con 30 giga. Lì veramente è fatto la bomba, Iliad, complimenti. Però Iliad non è colpa tua. Sei ancora un operatore che deve maturare. Sei giovane, devi impegnarti, devi mettere più BTS, più antenne. Devi aggiustare il miro al 5G. Però, Iliad, se tu sei uscito da poco, non guasta provare a mettere 5G. Capito? Hai fatto bene, però il segnale è così debole, ma non è colpa tua, non è colpa tua. Purtroppo funziona così, che il 2G, adesso l'ho spiegato, il 5G invece, capito? Cerca solo di mettere una tariffa, e ti consiglio, metti una tariffa a meno 100, 150, 8,99 euro. Poi metti una 200 a 9,99 euro. Ma Iliad, cara, Iliad. C'è Kena Mobile che offre 100 giga a 6 euro, 5,90 euro. 5,90 euro per 6,90 euro. C'è Veri Mobile che a 6,90 euro, 5,90 euro offre 100 giga. Adesso ne offre 220 a 9,90 euro. Tu offri quei 100 giga in meno, quasi quegli 80-100 giga in meno, a 9,99 euro. Dai, allora fai così. Fai la tariffa da 30 giga, 3,90 euro. Fai quella da 50. Però in realtà adesso stanno meno tariffe, quindi fai quella minore. Se so tipo 50 giga, fai 'è quella da 40 addirittura. Ah, quella da 40 euro, 4,99 euro, 5 euro diciamo che è buono, però abbassa un po' di più, fa 3,90 euro. Quella da 80 giga, importante, falla da 5,90 euro. Quella da 120 falla 7,90 euro. Ma sto perdendo il filo dei prezzi, scusatemi se mi sto sbagliando. Comunque aggiungete quell'euro in più se mi sono sbagliato. Se tipo ho ripetuto 7 anche prima, aggiungete quell'euro in più. La 150 falla
8,90 euro e la 200 9,99 euro. Perché Iliad, tu, francamente, sei un operatore giovane, non hai molta copertura. Se tu offri poco è anche caro. Cioè, capito quello che sto dicendo? Anzi di arrabbiarti in questo video, dovresti dire, ragionare bene, io ti sto dando un consiglio con il cuore. Ascolta, non ti sto offendendo in nessun modo, ho ripetuto, sei giovane. All'inizio hai fatto battere il mio cuoricino 30 giga e tanta roba che era all'epoca, perché gli altri erano cari, vedi che non ti sto offendendo. Però se tu offri quei pochi 120 giga, so abbastanza, però rispetto alle altre tariffe degli altri operatori, tu rimani indietro, ma non per quantità di giga, ma per il prezzo, perché gli altri danno 200 giga, 150 giga, sempre a quel prezzo, capito? Cioè, uno come niente decide, perché tra la copertura che non è propria, perché sei giovane e magari diventerei uno dei migliori, magari il migliore, o magari il terzo, il secondo, poco importa, ma sei costantemente in miglioramento. È perché tu, comunque tu, Iliad, sei sbarcato in Italia appoggiandoti su Wind 3. Poi tu sei partita presuntuosa. No, nel senso buono, nel senso buono, non nel senso cattivo, è presuntuosa. Tu hai detto, cavolo, io voglio la rete proprietaria, non voglio appoggiare. E ti sei messo la linea proprietaria. Brava Iliad, brava Iliad, che magari un domani coprirà zone che nessun altro operatore coprirà. Capito? Le cose si fanno piano piano, perché se tu inizi a mettere BTS in nuve, con tecnologie rispetto alle BTS della Wind 3, uno direbbe: ma che stai dicendo? Perché voi dovete sapere bene i parametri che può sopportare la rete 5G in quella BTS, capito? Devi, insomma, amplificare un po' le ripetiture, anche perché con il risparmio energetico adesso che c'è la crisi energetica, se voi mettete risparmio dell'80, del 50%, quello che è. Già il 5G fa schifo, esatto, poi prenderà di meno, ma non solo il tuo, ma di tutti, perché è una questione di principio, non è colpa tua, Iliad, Wind 3 Team, non è colpa di nessuno, però purtroppo il 5G è una rete molto molto corta, però anche potente se stai sotto. E morale della favola, se voi mettete risparmio energetico anche a quella, purtroppo bisogna metterla, perché una rete in 5G consuma una marea. Poi il fatto che consumi anche tanti giga. Cioè, insomma, mettete. Allora, io direi, togliete sto 5G. Mettete il 4G.5. La via di mezzo. Questo almeno a quel chilometro, oppure anche di più di un chilometro, ci arrivate. Arrivate superiori a quei 500 mega, un giga, e andate bene. E potete anche andare più lontani. Soprattutto potete anche ridurre l'energia con risparmio energetico, avere comunque no, una discreta, buona, ma buona recezione. Perché in questo momento voi consumate una marea di energia alla BTS, una recezione pessima, è una velocità così alta che consumi tanto, dall'alto stabile, poi 4G, 5G, switch in continuazione tra 4 e 5G. Io non l'ho testato, ho visto su YouTube. Insomma, poi il fatto che hanno tolto le bande dal 4G perché hanno tolto il 3G. Insomma, un po' più. Allora, diciamo la realtà dei fatti. Persino 600 giga so pochi. Uno direbbe: Madonna, e Madonna un corno. Se voi ca a casa non avete il wifi, se voi a casa non ce l'avete il wifi, 600 giga, come potrei consumarli? Scarico GTA 5, PC, Epic Game, andati 110. Non so, voglio scaricare o voglio aggiornare un gioco della Nintendo Switch. Se soprattutto voglio scaricare un gioco come Mortal Kombat, se ne vanno via altri 40 e sono già quanti giga? 160 giga, solo due cose. Se poi voglio aggiornare la console Nintendo Xbox One, no, Xbox One, se ne vanno oltre 200 mega e sono già andati. Se poi io voglio vedere un video 8K, 4K, se ne va un giga.
se vedete un film e dite ciao ciao la tariffa, se poi voi volete anche fare altre cose, voi al giorno avete solo 20 giga. Uno dice buono. E voi pensate che siano ancora tanti 600 giga. Allora, se per esempio voi scaricate un paio di giochi di 5 giga, ne bastano 4. E già la tariffa giornaliera, solo con questi 4 giochi da 5 giga l'uno, se n'è andata. E questo è il traffico giornaliero di una 600 giga. Perché se lo superi, puoi consumarli tutti in un solo giorno 600 giga, ma se tu superi 20 giga giornalieri, la tariffa ti finisce poco prima del rinnovo o molto prima del rinnovo, a seconda di quello che fai. Basta dirvi che io ho navigato, ho messo la grafica al massimo, ho fatto tutto, ho scaricato e ho consumato 500 giga pieni in 10 giorni nemmeno. Cioè, già per me questi giga sono pochi, pochi ma sopportabili. Perché se metto la grafica a 360p con risparmio dati, 360p non oltre, oppure meglio ancora, 144 se poi scarico al giorno dei file che consumano 15 giga, allora 144 possono anche bastare. Ma sempre se poi li condividete con la famiglia e tutto, sono davvero pochi. Con 300 giga al mese, una tariffa così, avete solo 10 giga al giorno. Cioè, potete scaricare, se no, 2, 3, 4 giochi al giorno e poi dovete pure smettere di navigare. Se invece voi volete un gioco e sta in offerta, quello è il cazzo. Infatti, se voi scaricate quel gioco e sta in offerta, l'ho dovuto scaricare subito. Se invece voi tutti i mesi mettete 144p, 144p tutti i giorni, anche se avete 300 giga, non direbbe esagerato un corno. Voi in un'ora o due consumate, cioè ogni 2 ore consumate solo 100 mega. 100 mega, un decimo di un giga, 144p. Vi faccio un presupposto: se voi consumate tipo questa cifra al giorno, con questa grafica, 144p, il giorno dopo avrete quasi 40 giga, capito? Già in 2 giorni, 40 giga al giorno sono sempre pochi? Così così. Ci vorrebbe una tariffa da 60 giga al giorno. Roba che anche se scarichi GTA 5 di Epic Games li recuperi in 2 giorni. E vi ho detto tutto. Anzi nemmeno. Li recuperate in 3 giorni. Nonostante che siano 60 giga al giorno. E quanti giga devono essere per se ste cacchio di 60 giga al giorno? Se 600 te ne dà 20, 2, 4, 6. Dovrebbero essere 1800 giga. Io dovrei avere in mano 1800 giga perché io ho 600 giga. Per me non sono cazzo. Ci sono gente che dicono 100 giga è buona. Ah, vabbè, ma io ce la vuoi fare. No, vabbè. Infatti ora non sto offendendo questa persona che l'ho contattato. No, vabbè. Per carità che sono pure pensieri intelligenti, io perché ho bisogno di tanti giga se ho il wifi a casa? Ma se poi il wifi a casa salta una settimana, più giorni, e vi serve la rete dati? Se voi vi fate una 50 giga? Cioè, se voi in questi fottutissimi 10 giorni consumate 5 giga, la 50 giga, già ciao ciao. Per farvi capire, perché 5 per 10 fa 50. Cioè, vi ho detto tutto, ragazze, vi ho detto tutto. Cioè, in sostanza non dipende da quanti giga si hanno, di quanti se ne possono. Bisogna usare pure il cervellino. Perché pure che avete giga illimitati, molti operatori ti rallentano. E ogni mese, ogni giorno cambia il tetto di consumo. Se tipo un giorno puoi consumare 100 giga, l'altro 30, l'altro 20, in base al consumo degli altri utenti Vodafone, TIM, Win3. Uno giustamente, come cappero si fa a regolare? Perché pure se il giorno prima o il giorno stesso puoi consumare 100 giga e ne consumi 5, il giorno dopo, visto che sono illimitati, potresti consumare solo 20 e tu magari quel giorno, cazzo, che potevi sfruttarne 100,
ne hai consumati due, in quel giorno che ne potevi consumare 20, ne hai consumati ben 200, ho pensato, perché, cioè cambia, una mutazione proprio continua. Cioè pure se il wifi sia in casa, pure se sia un wifi in casa, minimo, quei 200 giga li devi avere, quando vai in viaggio, quando il wifi salta per molti giorni. Quando c'è un problema tecnico, se avete problema tecnico al wifi, almeno se vi fate solo 30 giga, 50 o 100, se ne avete 30 e vi salta un mese la linea di casa, anche se non è mai successo a nessuno, però potrebbe, non lo so. Comunque con 30 giga, quanti giga c'ho al giorno? Non so, lo dice la parola stessa, 30 giga. Ogni mese ci sono mesi da 28 giorni, mesi da 20, da 30, no, mesi da 20, mesi da 27, 28, quello che è, a prescindere. Possono esserci anche mesi da 10 giorni che non esistono, io dico a prescindere. Ma i giorni molti sono da 30 giorni. Lo so che non va meno di 28, 27, mica sono scemo. Però sto dicendo, avete un giga al giorno. Avete un giga al giorno. Un giga al giorno. Cioè, se voi volete vedere un video 4K, ma sai quante me ne potete vedere al giorno? 3, 4 video. O 3 o 4 video 4K in tutto il giorno. Se poi ne vedete più di 10, da avere 30 giga, andate all'applicazione. 25, 24 giga in questo poco tempo. Cioè, ma dalla favola, io posso avere pure 600 giga, ragazzi. Ma pure io ce n'ho pochi. Cioè, io posso vedere, sì e no, 4 video, nonostante che ho 600 video, 600 giga al giorno, 4-5 video 8K al giorno. Se no, se no poco di più o di meno, proprio questa cifra. Un video 4K ti consuma un giga video, 600 mega minimo, no minimo, che dico, 700 mega pieni li consumi solo con un video. E chi ha la 50 giga non se ne può vedere neanche due. Se ne vede 20, se ne vede già, cioè in tutto il mese neanche supera i 30 video 8K, poi guardo il telefono. Io avevo 50 giga. Ma raga, 50 giga non sono niente. Allora, se vuoi, per esempio, per dirvi tutto, vi piace Asphalt? Ok? Neanche la soglia giornaliera basterebbe per scaricare scritta Asphalt. Asphalt occupa, ti consuma 2 giga di internet. 50 giga sono soltanto 1 giga e 600 mega, che per fare 1 giga ci vogliono 1000 mega, 1025 per precisare. E poi se continuate a navigare avete consumato la soglia di 2, 3, 4, 5 giorni a seconda di quello che fate. Cioè, 50 giga va bene per una coppia anziana che consuma tipo 3 giga, 4 giga in tutto il mese. Allora 50 sono più che sufficienti. Oppure 100 giga può bastare per una persona, per un ragazzino che magari ha 4-5 anni, che sta sull'Android, YouTube, così così, e 100 giga potrebbero anche bastare. Però chi ha più di 10 anni dovrebbero essere 200 giga. Cioè per dirvi, perché più fai maturo. Nel senso, più raga la persona cresce, più film vuole fare, più shwake, più online, più streaming, più youtuber che si appassiona a fare youtuber, chi... Raga, io ho 600 giga, non me ne sto vantando. Sono sempre pochi. Sono sempre pochi. Io, lo sai quanti giga mi avanzavano con 50 giga al mese? Volete saperlo? 25 giga mi avanzavano.
Uno direbbe 25 giga su 50 è buono, buono un cappero. A 144p i video. C'è una cosa scandalosa. Se avete, io persino posso avere persino una 200 giga. Io ho timore, può alzare la grafica oltre 360. Con 600 giga, 360, più che perfetto. 100 mega consumati a mezz'ora. Tanto so 20 giga. Tanto se vedo tipo, tipo oltre un'ora, non si consumano nemmeno 300 mega. Un decimo di 3 giga al giorno ce ne ho 20, allora in questo caso posso dire vabbè. Però chiaramente, se io scarico tanto, cioè basta dirvi però uno che ha 600 giga e scarica 40 giga, soltanto 40, non una cifra, un gioco, un videogame, perché al giorno d'oggi i videogame sono molto pesanti. Si è cazzato 2 giorni, 2 giorni di internet in meno al mese. In quel mese, cioè, sembrano stupidaggini, ma se voi poi ci riflettete un attimo, dici, cavolo, hai ragione questo. Io per voi, sai cosa consiglio? Verimobile. Allora, Verimobile, perché potete rinnovare prima del mese, se voi finite giga. Ricaricate, fate le parti e ce le avete da capo. Invece con Kena, con PosteMobile e gli altri, devi aspettare fino al prossimo rinnovo mensile, fino al prossimo mese, prima di riutilizzare internet. Perché non c'è rinnovo, perché non tutti gli operatori ce l'hanno. Invece Veri c'ha riparti. A me è capitato che ho consumato tutti i 440 giga e ho dovuto fare i reparti. Sono andato a chiedere al mio parente, scusa, mi fai una ricarica perché ho finito i giga. Cioè, e ne avevo 440 per un mese che ho fatto come mi pareva. Cioè, vi ho detto tutto. Cioè, io di norma, in teoria, io consumo tutta la grafica come piace a me, consumo 300 giga al mese su 600. Uno direbbe, perché non vedi così, scusa? E se io per esempio ho cose da aggiornare in un mese, ho tanti aggiornamenti che mi devo cazzeggiare, metà cazzeggiare per la grafica e l'altra metà per scaricare, non conviene per nulla, io risparmio, mi avanza, c'ho la quota avanzata che mi serve appunto per fare quell'aggiornamento eventuale nel momento, fine della discussione, perché io già spendo 20 euro al mese, insomma spenderei 40, rinnovo di quello, rinnovo di quell'altra. Anche se potrei aspettare tranquillamente il mese successivo fino al prossimo rinnovo di quell'altro, ma mi dà fastidio sborsare di più. Già 20 euro al mese, credetemi, è abbastanza. Ah, vabbè. Eh sì, perché io spendo 300 giga, 9,99 euro una SIM, 300 giga, minuti SMS limitati per immobile. Però questa offerta è stata un errore dell'operatore, non ce l'ho solo io, poi qualcun altro che l'ha attivato in tempo, che poi è stata rimossa da mercato. Così è stato detto. Magari sta ancora in commercio, informatevi. Però dall'app Veri non c'è più. Ragazzi, il video finisce qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Anche se questo discorso l'ho fatto tante di quelle volte, quanto serve, quanto. Ragazzi, questo è l'ultimo video dedicato al mondo del consumo, tanto spiegato tutto. Mi raccomando, se voi potete spendere poco al mese, oppure volete spendere poco per avere tanto, in entrambi i casi fate una SIM, un operatore che ne reparti. Perché se la fibra non vi raggiunge, non potete permettervi di spendere più di 20 euro al mese, ne spendete 10, fate quel mese, pagate 20 e vi avanzano 10. Però al mese successivo non fate consumare quelli, cioè spendete 20 e vi rimangono 10 euro avanzati sul credito perché la vostra offerta costa 9,99 euro e avete 220 giga, no? Poi comunque per prima del rinnovo ricaricate comunque altri 10 euro. Comunque sia, perché se c'è un problema stanno già i soldi, se vi servono i soldi stanno già sopra, oppure
semplicemente se finite i giga senza andare a fare i reparti, a fare la ricarica al tabacchino, ci avete già la cifra, cliccate reparti, nel senso per fare i reparti senza uscire di casa, basta. E poi con un altro mese pagate altri 20, che poi comunque la spesa si bilancia da sola, perché comunque in questo modo, anziché pagare tipo 20 euro, cioè avete 10 euro di offerte, altre 10 euro avanzate che vi può servire per i reparti. Che comunque sia, succede un problema tecnico al tabacchino pure chiuso, succede qualcosa, stanno già i soldi. Vi serve i reparti, stanno già i soldi. Andate in viaggio, non sapete dove andate a ricaricare, stanno già i soldi. Conviene tanto. Non come agli altri, che capito, fai una tariffa, poi finisci i giga, che comunque sia, è normale, è una tariffa normale, però paragonata a quella che c'è ai reparti sto dicendo. Molto meglio con i reparti. Veri c'è ai reparti. Veri pure se non ricarichi. Io con una Veri non l'ho ricaricata oltre 7 mesi, mi pare, e funziona ancora l'offerta. Non ho perso nulla. Il credito è sempre quello. Ho rimesso 10 euro, è partito tutto. Veri paghi poco e ti dà tanto. Veri prende dappertutto e soprattutto Veri si appoggia alla rete Wind 3, che comunque è figlia di Wind 3, è la rete migliore d'Italia, sotto rete di download, upload, anche ricezione, fidatevi, esperienza personale. E soprattutto, cosa stavo per dire? All'estate ti raddoppia i giga gratuitamente. Immaginate se io adesso ho due SIM da 300, all'estate quanto avrò? 1200 giga. Tanta roba. E persino, vi ho spiegato, persino 1000 sono pochi, sarebbero solo 35 giga al giorno. Però almeno, capito, mi siete meno stretti. Scaricate 4 giochi al giorno di 5 giga e viene consumate solo 20 e vi avanzano 15 giga per navigare in quel giorno. Poi il mese successivo rispendete di meno, perché se mettete risparmio dati, si accumulano i giga dell'altro giorno dopo e già è tappato la falla. E invece con 20 giga se al giorno, sembra uno direbbe beato te, Madonna, cioè beato te, però faccio rendere conto alle persone che persino 20 giga al giorno possono anche non bastare. Per esempio, se voi avete un computer da gaming, o i giochi sono pesanti, o una console che devi scaricare un gioco, ormai i giochi non consumano meno di 10 giga. Sono pochi quelli che consumano 3-4 giga. Ma basta dire questo, persino un gioco di 3-4 giga scaricato più l'aggiornamento eventuale del nuovo software da scaricare, se ne va quasi un quarto della tariffa solo per fare questo, con 600 giga. Però io mi sto risparmiando, mi stanno bastando. Cerco di stare attento ai consumi, ma ogni tanto controllo quanto ho utilizzato, e anzi controllo spesso e tutto il resto, perché comunque voglio stare accorto. Non è che uno dice 600 giga, uno addirittura ha visto i negozi, 200 giga praticamente sono illimitati. 200 giga per te sono illimitati. 200 giga sono pochi. Allora, morale della favola, tutti a guardare il cartello 200 giga, 300, 400, miliardo. Tu ti basi su un numero totale, non su un numero totale da dividere giornata per giornata. E questo è lo sbaglio più grande. Ad esempio, se voi consumate tipo 5 giga al giorno, persino con una 200 giga avrete fatica. Cioè, voi dite, e vabbè, ma tanto sono 200 giga, 5 giga al giorno. Allora, con 200 giga avete 6 giga e 666 mega. Per carità, è una, per essere solo una SIM, è buono. Con 220 al giorno avete ben 7 giga e 333 megabyte. Beh, uno dice, bah, beh, sembra bastare, sì. Vedi un film in full HD? Eh no, ultra HD. Un full HD, un'ora. È già un video che dura 3 minuti, lo metti in full HD, è consumato 60 mega.
Moltiplica 60 per 10, 600 mega. Se il film dura un'ora, se ne vanno 1 giga e 2. Se il film dura 2 ore, solo per vedere il film, se ne vanno, con complessivi aggiunti al consumo della PlayStation e tutto il resto, solo per vedere un film. Allora, mezz'ora sono 600 mega. Un'ora sono 1 giga e 2. 2 ore, 2 giga e 4. E persino chi ha 100 giga può avere problemi. C'è la gente che dice 100 giga sono tanti, 200 giga sono tanti. Per carità, sì, sono un fottio rispetto all'epoca che stavano 2 giga 5 euro. 2 giga, è una truffa. 2 giga, è come non avere internet. Cioè, praticamente sono 90 megabyte al giorno. Se tu ti vedi un video in Full HD, te ne puoi vedere solo uno al giorno, e già è tanto. Se tu vedi video a 144p, puoi avere soltanto 2 ore di YouTube, 2 ore di YouTube con 2 giga al mese.